Amici, oggi sono qua per parlarvi delle donne. Vi ho già parlato in un altro video, ma oggi voglio parlarvi di cose differenti. Cosa vuol dire? Comunque, non è che io ce l'ho con tutte le donne, ce l'ho con le donne che sono un po' stronze. E quali sono le donne un po' stronze? Sono quelle che si approfittano, quelle che mentiscono, quelle che dicono bugie, quelle che approfittano in ogni cosa, quelli che usano gli uomini. Come sono contrario, sono contro anche agli uomini che fanno lo stesso, Non è che sono solo contro le donne così, giustamente, però a me piacciono le donne, non gli uomini. E quindi vi faccio l'esempio. E non dovete avercela con me perché sto facendo il video per spiegarvi la differenza o le cose. Voglio soltanto dirvi che se tu sei una donna e ti comporti da uomo, ti vesti da uomo o ti metti il trucco e ti credi donna, stai sbagliando, perché se sei come un maschiaccio, per me sei un maschio, non sei una donna, capisci? Il discorso è quello, non è che cambia la cosa. Quindi cominciate a vestirvi più da donne, magari anche mettere la gonna ed essere un po' più donne, non essere uomo, perché la donna non è uomo. E qui non è questione di parità, questa cosa della parità l'hanno tirato fuori i banchieri, i illuminati, i bassoni, sta gente qui portano in giro queste mode, queste tendenze del cavolo, perché sta cosa non esiste, non è questione di parità. L'uomo e la donna è diverso, perché l'uomo c'ha la pistola e la donna c'ha la caverna, per modo di dire, papele, parole semplici, non voglio essere volgare, però quello che voglio far capire, la donna non potrà mai essere come l'uomo. Però giustamente con tutti questi esperimenti che stanno facendo, chi lo sa, magari un giorno faranno anche una cosa del genere, questi pazzi che comandano dietro le quinte, che finanziano questi esperimenti. Però in ogni caso bisogna pensare, l'uomo deve fare l'uomo, anche se ha qualche pelo va bene così. Se anche l'uomo vuole fare l'uomo, non vuol dire che comanda la donna, vuol dire che l'uomo fa l'uomo, dirige la famiglia, il capo famiglia, ma non vuol dire che è il capo della donna. Capo famiglia significa che ha l'ultima parola, ma la donna dice, io devo avere l'ultima parola. E allora cos'è? Devi prendere un uomo cagnolino? Infatti si vedono queste donne in Europa che hanno tutti questi cagnolini che gli mettono il guinzaglio e vorrebbero anche vogliono tenere un uomo in questo modo. E non si fa così. Ma non è che l'uomo deve dare ordine alla donna, però la donna ha un gradino un piccolino più in giù. Questo cosa vuol dire? Che l'ultima parola ce l'ha l'uomo come in altri paesi, ma in Europa vuole tenere la donna il gradino più su. E questo è bruttissimo, perché dopo l'uomo cosa diventa? Una donna, non è più un uomo. È quello che voglio far capire. E torniamo ancora al discorso, se siete persone che non accettate questa situazione come sto dicendo io, non volete una donna che vi comanda, che sta un gradino più su, andate all'estero, perché qui il 90% sono così. Quindi o vi adattate oppure fate come vi dico io, tenete duro, non restate troppo dietro, che se tutti quanti fanno come vi dico io, le donne dovranno cedere e cambiare comportamento, essere più gentili nei vostri confronti, quello che voglio farvi capire. E se diventano più gentili nei vostri confronti è molto meglio, no? È come una guerra silenziosa, dovete vincere voi, poi dipende cosa volete nella vita. Comunque le donne si sono organizzate molto bene qui in Europa, si informano bene chi è palazziere, si informano bene chi ha il conto in banca, si informano bene che macchina c'hai, si informano bene il lavoro che ha, allora lo fanno per interessi anche, Non è solo nei paesi poveri così, anzi nei paesi poveri se non hai niente magari ti viene anche insieme, invece qua ti sputano un occhio e non ci viene neanche con te, scusate la parola, ma è così. La verità è questa, non è un'altra, ma uno mi può chiedere, ma perché qui in Europa se la tirano tanto? Per il semplice fatto perché credono di essere le principesse, come vi ho detto nell'altro video. Ma questa autorità, questa forza, chi l'ha data questa? Voi, se continuate a cedere, dovete tenere duro. Se tutti quanti gli uomini fanno gli uomini, la donna diventa donna, ma se l'uomo fa la donna, la donna fa il contrario. È normale, adesso sono aumentate le lesbiche, sono aumentate le donne uomo, le chiamo le donne uomo, con i capelli corti, vestite come gli uomini e piacciono le donne, in quel caso lì e tombola, è caduto anche il... vabbè, è quello che
non si può fare niente, dovete soltanto fare una cosa. Quale cosa? Ascoltare i miei consigli. Quando vi capita quelle donne che vi dicono: oh, mi offri la cena? Mi porti in vacanza? Mi fai questo? Mi fai quell'altro? Lasciate stare questo tipo di donne, perché alla fine spendete e non è che vi dà chissà che, perché loro queste donne vogliono, ma non vi danno in cambio nulla. E quindi è meglio che mettete via i soldi e andate in vacanza da qualche parte, che vi divertite molto 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 di più. Avete capito? Ascoltate i miei consigli, che è così. E se andate nei locali, vogliono essere pagate, vogliono qui, vogliono lì, e poi magari hanno uno stipendio anche di un bello stipendio alto. E allora l'uomo cos'è? Il fattorino? Cos'è? Lo schiavo? Cioè, l'uomo deve essere uomo, ma non vuol dire essere uomo maltrattare la donna, eh? Come non vuol dire che la donna deve maltrattare l'uomo? Perché ci sono anche donne che ti prendono una bottigliata in testa, eh? Attenzione, a quelli che difendono sempre le donne, eh? Come ci sono uomini che picchiano le donne? Ma ci sono più uomini che picchiano le donne? Dipende, ci sono anche tante donne che picchiano, minacciano, rischi che una coltellata da una donna. Non è sempre la vittima la donna. La donna sia può essere vittima, sia il contrario, eh. Ci sono casi così, casi cosà. E quello è il fatto. Il fatto con questo messaggio, con questo video, l'ho fatto per farvi capire che dovete conoscere bene la persona davanti, la ragazza, quello che sia. Se è una ragazza che merita, che non scrocca, che non chiede, è brava, perché ci sono anche qui in Europa, ma sono molto rare, allora sì, concedetevi, fate l'uomo e siate, come si chiama? Siate eleganti, siate persone, comportatevi bene con queste donne. Ma se vi capitano donne sbagliate, donne come vi ho elencato, occhio per occhio, dente per dente, dovete fare lo stesso gioco, perché non si può così cedere in questo modo, è inutile, ok? Vi saluto, David Lacoste.